classe. Oggi parliamo di un altro periodo che segue l'Ordoviciano, che si chiama Siluriano. Il Siluriano è un periodo che va dai 443 milioni di anni fa ai 416 milioni di anni fa. Rispetto ad altri periodi non è neanche particolarmente grande. Il nome deriva dagli abitanti sempre del Galles, come tutti gli altri stiamo sempre in quella zona, che si chiamavano Siluri, venivano detti Siluri, per cui, essendo stati trovati lì i primi fossili, il periodo è stato definito Siluriano. Cosa assistiamo? Allora, alla fine dell'Ordoviciano c'era stata una terrificante glaciazione, probabilmente, non è certo, ma a quanto pare la causa è questa, quello che è sicuro è che c'è stata un'estinzione di massa veramente terribile. Si instaura un nuovo equilibrio, ovvero glaciazioni interglaciali, esattamente come oggi. Per cui abbiamo dei periodi molto caldi, gli interglaciali, dove si sciolgono i ghiacci, salgono i mari, come quello che stiamo vivendo noi oggi, e le glaciazioni, viceversa, dove predominano le zone più fredde, quindi i mari si abbassano, ci sono la temperatura media del pianeta si abbassa, soprattutto in determinate zone, ci sono varie distese di ghiaccio, poli, eccetera. Stavamo venendo dall'Ordoviciano, un periodo finito con una glaciazione terribile. La prima parte del Siluriano si presenta proprio per lo scioglimento di questi ghiacci, quindi si interrompe. La glaciazione inizia un lungo interglaciale, molto lungo, molto potente. Tanto potente che la maggior parte delle creature sopravvissute riescono a consolidare il loro territorio. Mentre abbiamo visto che nel Cambriano c'era l'esplosione della vita, qualsiasi creatura si adattava a qualche habitat. Nell'Ordoviciano abbiamo visto che alcune creature più abili di altre avevano preso gli spazi, ma poi erano state estinte. Nel Siluriano si presenta un fenomeno simile a questo, più potente, ovvero poche creature cominciano veramente a diventare importanti. Fra queste sicuramente compaiono con prepotenza i vertebrati e si diffondono con grande velocità, soprattutto i pesci. Le altre caratteristiche cosa sono? In questo periodo abbiamo detto ci saranno glaciali e interglaciali. Questo forma anche una novità, l'acqua dolce, perché si creano delle insenature dove scorrono i fiumi dolci, formano dei laghi dolci, e come dire, è un nuovo habitat dove non c'è più il sale predominante. Quindi le creature che abitano questi ambienti sono molto diversi da quelli marini. Avevamo già visto nell'Ordoviciano che le prime pianticine, molto piccole comunque, stiamo parlando di briofite estremamente piccoline, di lunghe 1 mm o 2, cominciano a coprire come una sorta di muschio tutti gli scogli delle coste, ecco che adesso compaiono le vere e proprie piante vascolari. Piante vascolari vuol dire piante con un interno che può trasportare l'acqua e la linfa alla superficie, e questo permette una crescita molto grande. Chiaramente non stiamo ancora parlando dei nostri alberi, quindi non raggiungono dozzine di metri, però cominciano ad avere una struttura abbastanza grande, in alcuni casi arrivano anche a superare il metro. Citiamo Cooksonia, è una pianta piccolina che però già vediamo non ha più la struttura minuscola del briofite, ma comincia ad avere un gambo, una superficie, non ci sono ancora le foglie verranno sviluppate più avanti, però abbiamo già una struttura fotosintetica adattata alla Terra. Questo porta anche nuove creature sulla Terra. Avevamo visto che c'erano i primi artropodi, non solo. Vediamo che si sviluppano vari tipi di nuove creature, sempre artropodi, che si adattano a questo nuovo ambiente. Quindi abbiamo aracnidi, abbiamo miriapodi e abbiamo anche adattamenti di altre creature, probabilmente originarie come crostacei, quindi artropodi marini, che poi diventeranno altre cose. Forse la caratteristica più importante comunque è il fatto che con il disgelo si diffondono, come mai prima d'ora, le barriere coralline. Questo generano una serie di nuovi habitat. Ci sono dei coralli molto simili ai nostri e coralli molto diversi dai nostri. Fra questi abbiamo dei coralli piatti, abbiamo dei coralli che sembrano proprio dei favi, proprio con piccole cellette. Abbiamo una serie di coralli molto particolari a cui si adattano tutto il resto delle creature che cercano di sfruttare l'abilità dei coralli ad adattarsi ai vari ambienti. Allora, gli echinodermi in questo periodo continuano il loro sviluppo. Abbiamo molti gigli di mare che diventano anche veramente grossi. Abbiamo già visto che ce n'erano già anche nell'Ordoviciano. Adesso continuano a diffondersi con varie strutture. Fra questi uno dei più interessanti è questo Pseudocrinites, che, come dire, non è proprio un giglio di mare. Vero, cioè è un po' diverso dagli altri crinoidi che avevano quella struttura proprio da simile a più una pianta che un animale, invece questa è una specie di struttura, appunto questa specie di pallone centrale con questi tentacoli che si diffondono da lì, comunque un peduncolo che lo fissa al suolo,
Questo aspetto un po' strano, questo è stato completamente estinto, invece non ha avuto discendenti. Si rifondono molto quelli che sono detti gli Ofiuridi, gli Ofiuroidea, ovvero stelle marine, vengono dette anche stelle fragili i giorni nostri, cioè queste stelle di mare con le braccia molto sottili. Queste al tempo sono più diffuse, a quanto pare, delle stelle di mare come le conosciamo noi. Ci sono tutt'oggi gli Ofiuridi, però sono molto più rari. Ci sono sempre i Trilobiti, con nuove forme interessanti, fra questi abbiamo l'Exhalaspis, che notiamo questi lunghe spine che lo accompagnano. Vediamo che quindi i trilobiti si adattano a diversi ambienti. Abbiamo trilobiti diurni, trilobiti notturni, trilobiti che strisciano sotto la sabbia come fanno oggi un po' le sogliole e gli altri insetti, i crostacei marini, i granchi. Ultimi, ma forse più interessanti fra gli artropodi di questa epoca, degli invertebrati di questa epoca, sono quelli che vengono detti euriperidi, conosciuti con il nome di scorpioni di mare. Ce ne saranno tantissimi, noi ne abbiamo trovato oggi 150 specie, figuratevi quando dovevano essere in realtà. Ce ne sono veramente tanti. Come i moderni scorpioni, probabilmente erano dei carnivori, infatti avevano dei strumenti di offesa piuttosto pericolosi, anche se non molto simili ai nostri attuali scorpioni. Si suppone che alcuni di questi siano striscia a striscia usciti dall'acqua fino a evolversi negli scorpioni di terra, quindi aracnidi terrestri dai crostacei. Altri invece sono rimasti in acqua. Di certo ne avevamo di tutte le dimensioni. Alcuni piccolissimi, lunghi 1,2 cm, altri dei bestioni enormi, lunghi anche più di 1,5 m. Quindi tante forme in tante strutture. Sono finiti per diventare i più grossi artropodi di tutti i tempi. Gli euriperidi continueranno a svilupparsi e nel Devoniano diventeranno appunto molto più grossi, molto più importanti. Comunque già ora ne abbiamo diverse specie. Ma veniamo ai pesci. Allora, prima caratteristica, i pesci dell'epoca erano molto diversi dai nostri pesci, ma cominciano delle nuove strutture che li renderanno molto più simili. Prima di tutto abbiamo dei pesci che cominciano a formare delle strutture esterne al corpo, che oggi i pesci hanno tutte, cioè le pinne. Tra questi che cosa abbiamo? Abbiamo Atealaspis. Notiamo che i pesci di questo primo periodo non hanno ancora la bocca, sono ancora agnati come le lamprede che abbiamo già visto nel Nord Ovicciano. Brucano pressoché tutti. O sono predatori, comunque usano questa bocca ventosa, in ogni caso hanno una bocca senza mandibole. Questi pesci sono detti anche pesci corazzati, proprio perché una parte importante della loro struttura esterna è coperta di grosse placche. Non hanno invece un vero e proprio scheletro, lo scheletro è cartilagineo, come quello dei moderni squali. Però cominciamo a intravedere alcune caratteristiche dei pesci attuali. Comincia un nuovo fenomeno, che sarà una rivoluzione completa di tutti i vertebrati, ovvero alcuni pesci evolvono la loro struttura boccale fino a formare quella che poi verrà detta la mandibola. Ecco che cambia tutto. La mandibola non permette infatti solo di mangiare, ma anche di acchiappare, di prendere, quindi diventa uno strumento prensile, non solo. Grazie alla mandibola prensile si possono quindi scavare tane più in fretta, si possono catturare animali o prede più rapidamente, ci si può difendere in maniera più efficace e soprattutto si può chiudere la bocca. Quindi quando un parassita cerca di entrarci in bocca basta chiuderla. Questa è una rivoluzione completa. Vediamo alcuni pesci dell'epoca, giusto per dare un'idea. Notiamo il Loganellia, piccolo pesce, stava in una mano, proprio piccolino, dotato ancora di queste strutture esterne, ma già con delle mandibole per quanto rudimentali. Ma abbiamo anche degli animali che invece hanno una mandibola abbastanza evoluta. Birchenia, ancora piccolo pesce, ma con mandibole evidenti. Abbiamo Climatius. Climatius è caratteristico per questa sorta di corpo pieno di spine. Notiamo che queste spine non sono messe a caso, ma poi prenderanno il posto in altri pesci delle pinne. Ma al tempo i pesci non avevano le pinne, quindi Climatius si aiutava nel nuoto con queste spine. Non sono proprio spine, non sono pinne, anche se possono sembrare. Andriulepis non è soltanto dotato di bocca, ma anche di denti. Quindi cominciano a formarsi le strutture dei denti. Ci vorrà molto tempo prima che si affermi questa novità del dente. Anche perché per i pesci, come oggi, i denti non servivano certo a masticare, ma solo a prendere. E comunque erano molto utili per acchiappare e dilaniare la preda. Quindi gli animali dotati di questi denti presumibilmente erano predatori. Tutti questi bellissimi animali cominciano appunto, abbiamo detto, a uscire dall'acqua, ad adattarsi, eccetera. Ma che succede? Abbiamo detto che tutto il Siluriano è caratterizzato da queste glaciazioni interglaciali. L'ultima glaciazione del Siluriano è molto più potente delle altre. E, come era successo nel Nord Ovicciano, porterà all'estinzione di molte creature. Ma, per quanto l'estinzione di massa sia potente, non è paragonabile con quella del Nord Ovicciano. Il che vuol dire
che è stata terrificante, è stata terribile, sono morti moltissimi milioni di animali, di piante, di funghi, si sono estinte intere categorie, intere classi, eppure rispetto a quella dell'Ordoviciano è passata abbastanza più tranquilla, per cui la ripresa che vedremo nella prossima lezione, il Devoniano, sarà molto più rapida rispetto a quella che c'è stata fra Ordoviciano e Siluriano. Bene, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. In questo caso vi invito come sempre a mettere un mi piace. Spero siate già iscritti al canale, in caso contrario iscrivetevi subito. Grazie ancora per l'attenzione, classe, e alla prossima.